ci mettesse d'accordo, per andare a Milano non è una cosa facile. Qualcuno? E allora io qua che ci sto a fare? Tutti mi chiamano il milanese. Parliamoci chiaro, pensa caro, ma lei veramente è stata a Milano? E come, non ci sono stato? Ho fatto il militare del 31. No, dico io, mezza capo e i milanesi quando mi vedevano, che dicevano? E che devono dire? Quando camminavate per la strada. Beh, questo tipo straniero. Ma per carità, che si andavano ad accorgere di me a Milano? Voi non avete idea di che cosa sia? Parlano, eh? Parlano, ma Milano è una grande città. Camminano come noi. Lì a Milano c'è un traffico enorme. Anzi, dovete stare pure accorti, perché attraversare la strada là è una cosa pericolosa. E per carità, chi si muove? Chi attraversa? Certo, non è una città. Vero, il clima non è come qui da noi. Io ho un clima più rigido. Acqua, vento, neve. Freddo, le bufere, ci sono. E come? Per la strada, dappertutto. Capirai, salgono le scale, entrano nei palazzi. E che ne so? C'è acqua, vento e nebbia, tanta nebbia. E questo mi impressiona, a me ho in tutto, ma la nebbia proprio. A Milano, quando c'è la nebbia, non si vede. Per banco. E chi la vede? Che cosa? Questa nebbia, dico. Nessuno. Ma io dico, se i milanesi, quando c'è la nebbia a Milano, non la vedono, come si fa a vedere che a Milano c'è la nebbia? No, ma per carità, quella è una cosa che non si può toccare. Ah, Non si tocca, capito? A parte questa nebbia che io non la tocco, per carità, Però adesso, se dobbiamo trovare questa nostra nebbia, questo cammino, come facciamo? Dove ne troviamo? Non ce l'ho già. È facile, la cantante. Quella c'è solo sul manifesto. Hai capito? A Milano, quando c'è la nebbia, mettono i nomi sui manifesti. Dice chi mi vuol trovare? Io qua sto. Okay.